Confartigianato Imprese Prato informa che la Camera di Commercio di Prato aprirà una nuova linea di credito di contributi digitali del valore complessivo di 300.000 euro. Il nuovo bando, che sarà emanato il 31 aprile, intende favorire lo sviluppo delle tecnologie digitali nelle micro, piccole e medie imprese. I contributi copriranno il 70% delle spese sostenute, da un minimo di 3.000 euro fino a un importo massimo di 6.000 euro. Riprende l'attività fieristica internazionale. La Direzione Politiche Economiche di Confartigianato fa sapere alle imprese associate che l'ICE, Agenzia Italiana per il Commercio a Sostegno dell'Export nel settore moda, organizza con modalità particolari, causa pandemia, la partecipazione gratuita alle fiere Moda Italia di Tokyo, 6-8 luglio, e The Collective di Chicago, 8-10 agosto. La scadenza del bando per le due fiere è fissata al 30 aprile. L'ICE, attraverso la piattaforma Extra Ita Style, organizza anche la presentazione a New York delle collezioni primavera-estate ed autunno-inverno. ANAP, l'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato, ha firmato una convenzione con Intesa San Paolo RBM Salute che prevede a favore degli associati, vecchi e nuovi, una serie di servizi sanitari. In particolare, la convenzione permette di accedere gratuitamente una volta all'anno in strutture convenzionate a varie prestazioni odontoiatriche, emergenza, visite specialistiche, igiene orale. La convenzione offre anche la possibilità gratuita, una volta l'anno in qualsiasi giorno della settimana, di visite di controllo in qualsiasi specializzazione. Ammortizzatori. Importante chiarimento per le imprese. L'INPS rende noto che le aziende che da gennaio accedono al fondo di integrazione salariale, al fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato e alla cassa integrazione in deroga hanno a disposizione altre 40 settimane. Alle 12 previste fino al 31 giugno della legge di bilancio se ne aggiungono altre 28 del decreto sostegni fino al 31 dicembre. L'accesso alle sedi di Confartigianato Imprese Prato è possibile, perdurando l'emergenza sanitaria, solo su appuntamento, con le modalità indicate in grafica.